sempre stato seguito da ANIEF fin dalla sua fondazione. Abbiamo fatto per anni la campagna Non un'ora di meno, invitando le famiglie gratuitamente a ricorrere con i nostri legali al fine di far rispettare le ore previste nel PEI. Ecco, ora cambia il PEI, il Ministero ha inviato, dopo tre anni dalla riforma attuativa rispetto alla legge 107 voluta da Renzi, ha finalmente stato approvato il nuovo formulario per redigere il progetto educativo individuale di tanti alunni con bisogni speciali, stiamo parlando di più di 300.000 alunni con handicap certificato nelle nostre scuole, e quindi è importante condividere questo documento, familiarizzarlo, cercare all'interno del documento anche di segnare quali sono quelle ore necessarie per poter garantire il diritto costituzionalmente protetto all'istruzione di tutti gli alunni, per poter finalmente garantire il diritto all'inclusione. Sappiamo che ogni anno le scuole chiedono più di 500.000 posti, più di 300.000 posti di sostegno, ne vengono assegnati meno della metà, quasi 200.000, e questo significa che purtroppo una famiglia su tre non ha l'insegnante di sostegno, un ragazzo su tre. Quindi è importante innanzitutto scrivere bene questo PEI. Noi come ANIEF faremo anche dei webinar di presentazione di questo nuovo PEI, e poi fondamentalmente ricorderemo alle famiglie che bisogna vigilare, ma anche ai colleghi, affinché le ore chieste dai consigli di classe, dai collegi, quindi nel PEI, dalle tutta l'equipe psicopedagogica, porti poi, insieme anche ovviamente agli insegnanti di sostegno, al gruppo H, porti alla certificazione non solo della necessità di queste ore, ma poi a dei documenti che eventualmente, purtroppo, anche in tribunale diano almeno finalmente ragione alle famiglie. Dobbiamo farlo per i nostri studenti, perché non si può ragionare ancora una volta come se fosse la scuola un bancomat sui diritti, in questo caso sacrosanti, dei nostri alunni. Quindi è importante continuare questa iniziativa, noi lo faremo. Faremo formazione sul nuovo PEI, ma faremo informazione sulle strategie anche legali utili per poter avere riconosciute tutte le ore per i nostri alunni.